che ho tanta gente, ma a me non mi ha mai messo in ginocchio. Come no? Ti ha fatto fare anche la comunione? Ma l'avrai fatta tu la comunione? L'avrai fatta tu la comunione? Scusami, che ne sai tu? Chi se io ti dico? Io non ho fatto né la comunione né la confessione, niente, capisci? Io veramente sono libero, capisci? Io ti dico, se tu parli di libertà, tu devi fare la tua dimostrazione senza citare che gli altri, e devono vedere, no? Perché gli altri se sono nella schiavitù, perché gli altri possono pensare che non sono nella schiavitù, che è una scelta loro, perché tanti gli piacciono stare nella schiavitù. Ma queste sono le contraddizioni della vita, no? E anche tanti gli piacciono la libertà come essere frustati e essere masochisti, e loro si divertono a essere anche in quel modo, e loro vedono anche quella tipo di libertà. Tu fai il tuo programma di libertà, hai capito? Io non mi permetterei mai a dire un altro cosa deve o non deve fare. Io ti dico perché tra magari i pochi... lo critico, ma non gli dico a lui cosa deve o non deve fare. Sì, ma tu citando, e questi sono schiavi di questo, e questi io sono devo, schiavi di altri. È la verità, scusa, io devo fare. È un dato di fatto. Mi sembra che questi cristiani, no? Che questi cristiani, no, non è che sono andati a coltivare una miseria, sono andati anche a morire solo a coltivare la miseria, magari essere sbranati dai leoni o via di seguito, divertendosi. No, non so, Claudio, ti perseguitare l'impero romano. Fai il tuo programma di libertà spiegando la vera libertà, ma senza citare gli altri, perché anche gli altri. Uno può trovare la libertà essendo schiavo, benissimo, capisci? Questo ti dico. Buon lavoro, buona giornata. Grazie, ciao. Intanto è caduta un'altra telefonata che non riuscite a prenderci. Sì. Comunque, io invece continuerò sempre a citare le cose, anche perché voglio essere chiaro, e per voler essere chiaro, perché anche altre persone hanno visto le stesse cose. E volevo citare da Celso, sì, non parla pure, contro i cristiani. E Celso, ricordiamo che ce l'ha lasciato un disgraziato, uno dei maestri della Chiesa, altrimenti lo avrebbero bruciato tutto. Il maestro della dottrina cristiana dice così: i sapienti respingono quello che noi diciamo perché sono fuorviati ed impediti dalla loro sapienza. Certo, perché sono ridicole le loro dottrine e volgari i loro discorsi. Nessuno che sia sennato crede in questa dottrina, ma ne è distolto dalla massa di coloro che ad essa si accostano. Il maestro della dottrina cristiana va dunque in cerca degli stolti e si comporta come uno che promette di sanare i corpi e nello stesso tempo distoglie dal dar retta ai medici sapienti, perché questi potrebbero confutare la sua ignoranza. Perciò ricorre agli sciocchi e dai villani ingenui dicendo loro: state alla larga dei medici, badate che nessuno di voi metta mai mano alla scienza, perché la scienza è male e la conoscenza fa perdere agli uomini la salute dell'anima. Molti sono stati rovinati dalla sapienza, badate a me, perché io solo vi salverò. Sì, e come adesso è quello che fa la madre Teresa di Calcutta. Vediamo una telefonata. Pronto? 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 È caduta. Pronto? Ciao, ti metto in linea. Ciao. Dimmi tutto. Pronto? Sei Anna? Sì. Ciao Anna. Però ciao. Mi devi parlare per telefono, altrimenti. Pronto? Sì, dice. Sì, dimmi. Vai sul telefono così. Va bene. Questo signore che ha telefonato 2 minuti fa. Sì. Praticamente ha colto nel segno qual è il mio rammarico nei vostri confronti. È che anche voi, come i cristiani contro i pagani. Sì. Come i geovitici, quelli di Geova contro, sì, contro la Chiesa, avete sempre bisogno di rapportarvi e di mettere in discussione gli altri per portare avanti un vostro pensiero, un vostro credo. Per questo la gente diffida, sì, della vostra parola, delle vostre spiegazioni. Non potete andare avanti con le vostre pratiche, con le vostre teorie, senza mettere in discussione la Bibbia, i Vangeli. Potremmo farlo se non ci fossero stati 1600 anni di cristianesimo. Purtroppo non lo possiamo più fare. Cioè, non possiamo ignorare ciò che è successo. Sarebbe da sciocchi. Ma ciò che è successo... ha trasformato anche le divinità. Capisci? Cioè, quando io dico la terra, non è più la terra dei pagani,
è una terra che ha vissuto con 1600 anni di orrore cristiano. E allora devo riuscire a capire quali sono le differenze e da dove riprendere il percorso. Se io faccio un rito, se io mi impegno in un rito, non posso più fare il rito di 1600 o 2000 anni fa. Devo fare un nuovo rito perché le cose sono cambiate. Ma pensa, Claudio, se il paganesimo fosse vissuto tranquillamente accanto alla religione, il credo cristiano... Non poteva. No, non poteva, era il suo antagonista. Lasciami finire. Sì, va bene. Sì, sì, no, cioè, non poteva perché erano i cattolici andare contro i pagani. Scusa, ti dico il mio pensiero. Sì. Se no mi sfugge perché... Va bene, vai tranquillo, non ti interrompo più, giuro. No, c'è pure la religione musulmana, cioè ce ne sono tante adesso che convivono tra di loro. Falsamente si danno anche la mano quando si incontrano, magari alle spalle si dedicano tutti i colori. Però prova a pensare se il paganesimo fin dalla notte dei tempi fosse sopravvissuto e avesse vissuto parallelo, forse ci saresti rimasto male anche tu, perché avrebbe fatto magari comunque i disastri che ha fatto il cristianesimo. Sono tentato di interromperti. Dai, di cattivo. No, ti spiego. Intanto non è vero chi convive, no? Perché in Bosnia c'è una guerra di religione fra musulmani, fra musulmani e cristiani ortodossi. In Ruanda e in Burundi c'è una guerra di religione. In Pakistan c'è una guerra di religione. Cioè, le guerre di religione, oltretutto, partono dalla strage. Cioè, non è la guerra del Vietnam che è una guerra di liberazione. Devono proprio macellare la gente, capisci? Per fargli entrare i propri... Esatto, sì. No, per sottometterle. E poi un'altra cosa, mentre sia il cristianesimo che i musulmani, gli altri, è sempre il Dio creatore, capito? Varia solo nella forma, noi siamo esattamente l'opposto, cioè noi siamo l'alternativa, capisci? Cioè, loro devono distruggerci per forza, perché loro non possono vivere se noi esistiamo anche uno solo di noi. Dai, Claudio, ci giuro. Oggi come oggi, no? Beh, oggi come oggi abbiamo costruito le condizioni per cui noi possiamo agire e sono loro in minoranza. Infatti noi gli lasciamo il diritto di parola. Cioè la Costituzione lascia a loro il diritto di parola, non a noi. Cioè noi, le nostre idee sono in linea con la Costituzione. Per cui non ci lascia la Costituzione il diritto di parola, lo lascia ai cristiani il diritto di parola. Cioè la Costituzione preserva ai cristiani il diritto di parola. Infatti le cose sono cambiate. Ma tanta gente ha lavorato, è morta, è sanguinato per farle cambiare. I processi di stregoneria che ti dicevo prima, dall'Ottocento, hanno portato a questo. Sì. Beh, li conosco nel senso che ho letto diversi libri, insomma, anche sulla... Cioè, di come è vista la stregoneria, il tempo, come è stata vista la stregoneria... No, guarda, io ti posso dare un'indicazione, guarda. Esiste un libro fatto dai preti, per le edizioni di ogni anno di Bologna, che sono proprio le edizioni delle parrocchie. Si chiama L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. In questo libro, tutto il libro si chiede come mai il cristianesimo, che dovrebbe essere una religione per loro gentile, abbia perseguitato così tanto i pagani. Cioè, anche loro se lo chiedono. Cioè, loro che vivono adesso in uno spirito di libertà, perché la libertà sta creata da chi è morto per la libertà, anche per la loro libertà, loro stesso si chiedono come era possibile che una religione che doveva essere così gentile sia stata così cattiva contro i pagani. Ebbene, per questo dico, non possiamo non partire da quello che c'è. Anche ogni nostro rito, ogni nostra convinzione, ogni nostra via alla conoscenza parte sempre da come loro ci hanno ridotti, capito? Cioè, quello che è stata la guerra di liberazione del Sudafrica, per esempio, degli Zulu, la lotta contro l'apartheid, è una lotta di stregoneria ed è venuto fuori proprio dal cristianesimo che fa la segregazione, che fa il razzismo. E ricercare un minimo di libertà, un minimo di spazio, non è solo una lotta sociale, è stata una lotta di energia. Capisci? Proprio di cambiare il modo di vedere delle persone, di pensare. Per questo non posso prescindere da questo. Sarebbe come negare tutti i lottatori della libertà, anche se non sono d'accordo con loro. Secondo me, ho capito quello che tu hai voluto dirmi, e secondo me appunto è difficile recepire il vostro messaggio proprio perché la gente, secondo me, sai, è stanca proprio in questo senso, il credo si è perso secondo me, non c'è più quel bigottismo. Vuoi che ti dia un po' di megalomania, Anna? Dai. Noi siamo talmente pazzi, no?
da essere convinti di avere un corpo luminoso sufficientemente forte per superare la morte del corpo fisico, no? Per cui a noi tutto sommato non è che ce ne frega niente di che la gente ci capisca, ci segua o faccia quello che noi gli diciamo. Noi seminiamo libertà magari fra 3 generazioni, cioè fra 60 anni che qualcuno riprenda quello che diciamo noi per costruire un percorso di libertà. Cioè noi lo facciamo, quello che noi facciamo, lo facciamo per follia, no? Per follia. Perché a noi ci piace, perché è il nostro bisogno. Per cui se la gente ci segue, vabbè, sceglie le sue cose. No, anche perché non può seguire me, sarebbe assurdo. Se lei non mi segue, se non mi interessa, cioè io semino comunque il pensiero. Capito quando sono pazzo? No, secondo me sei utopistico. No, sai, io volevo citare, ad esempio, c'è Nietzsche che diceva, noi siamo i profeti di un avvenire che ancora gli altri non vedono, siamo le avanguardie di un futuro che ancora non è all'orizzonte. Cioè, questo qua lo diceva Nietzsche nel 1800. Comunque, ragazzi, però non siamo proprio matti, sai. No, non siete affatto pazzi, secondo me. Solo che, ti ripeto, è come vi ponete a volte. Non tanto quel signore che ci sta accanto, come si chiama? Francesco. Francesco, cos'è, romagnolo? No, Veneto. No, Veneto. È un Veneto. Veneto, Veneto, Veneto. Sai quando parla chi mi sembra? Chi ti sembra? Sì. Chi? Guccini. Sì, ma in effetti ha una... Identico. Sì, sì, ha una tonalità, sì. Ho acquistato un libro, non adesso, l'ho trovato ieri sera che ho messo a posto alcune cose. Sì. Il libro delle streghe, di Joyce Lussu, lo conosci? Joyce Lussu, il libro delle streghe, no, non lo conosco, ma ne ho sentito parlare. La casa editrice? Che casa editrice è? Aspetta, Trans-Europa. La Trans-Europa. Non lo conosco mica. No. 12 storie di donne straordinarie, madri, streghe e sibille. Sì, ma infatti ne sono parecchi libri interessanti proprio sulla specie di stregoneria del 600. Mi prendo la nota, lo hai letto tu? No, perché sto finendo un altro, mi mancano 2 pagine, poi stasera comincio questo. È il nuovo libro di una donna leggendaria. Ecco, io invece quando sento una voce come te che mi dice le cose che mi dici tu... Aspetta, il libro... Io sai cosa gli farei leggere? Cosa? Donne che corrono coi lupi. Che cos'è? È un bellissimo libro di una junghiana, di una psicoanalisi junghiana, e praticamente analizza le favole e le vie alla conoscenza femminili. E non è che sia proprio d'accordo con lei, però uno che legge quello si sente molto toccato. Sì. Io... È una provocazione? No, non è una provocazione. Beh, io vivo per sfida. Perché una provocazione. Provocazione. Comunque, questo qua, sto libro qua, che non so come mai, non l'ho mica acquistato di recente. C'è in copertina una donna con un coccodrillo vicino, mi sembra. C'è in copertina una donna con un coccodrillo vicino? Bravo! Francesco, una memoria d'acciaio. Sei meglio di Tini. Vero. Ma... Vedi i miei poteri paranormali dove arrivano. No. Ha un coccodrillo. Sì, di fianco in basso a destra, a sua destra della donna. Vediamo cosa dice, dovrebbe essere. Ma adesso è un libro interessante. Sì, ma... Ed è questa donna che lo ha scritto, ha studiato filosofia a Heidelberg con Jasper, Richter e Gunther. Accidenti. Fino all'avvento del nazismo e poi alla Sorbona e a Lisbona, non dovrebbe mica essere una scema. Lo conosco. No, ma guarda che le donne non sono sceme, anche perché se io permettessi una cosa ho mia figlia dietro che mi bastona. Proprio alle spalle di Claudio. Okay. Ti ascolto. Grazie Anna. Ciao Anna, grazie. Sì, ce n'era forse una da telefonata, Claudio. Pronto? Pronto, ciao, sono il loco, io sono matto davvero. Ciao, Mi siete simpatici, specialmente per le ultime battute. Grazie. No, mi interessa una cosa. Sì. Al di là di tutte quelle storie che può interessare così sotto profilo così storico ed altro, mi interessa proprio questi, come tu vedi questo tuo corpo luminoso. Vogliamo parlare di questi corpi luminosi? Invece di parlare... Diciamo come vedo quelli degli altri.
No, tu non puoi vedere quelli degli altri, a meno che... Grazie. Anche perché sei soltanto uno stregone come... Anche perché per essere libero devi diventare uno stregone, non è una polemica assolutamente. No. Ognuno diventa libero secondo il percorso che deve fare. Se tu devi diventare stregone per sentirti libero, ben ti fa, insomma. Sì, ma infatti... Sì, è chiaro, no? Anche poi, anche perché non te ne è che, hai detto tu stesso, non è che te ne freghi tanto di quello che pensano gli altri. Sì, c'hai pure ragione. A questo punto però mi interessa la parte più di energia più sublimata, diciamo, del piano fisico. Perché molto probabilmente, se voi parlate di questo, la gente è meno scema di quello che pensate. No, è più complicato, no? Tu non ti preoccupare, perché altrimenti sembri un testimone di Geova o d'altro. Invece, incomincia a fare, non è un consiglio, è un suggerimento, perché c'è più gente preparata di quello che pensi. No, a questo punto, quelli che non capiscono... Se io vado a raccontargli a uno che ho tentato di tuffarmi nell'asfalto per passare da parte a parte... E invece di vedere il vuoto, ho visto l'asfalto, ho preso una zuccata. Siccome tutto parte dall'alto, perché dentro di noi c'è tutto, okay. Se continuiamo a partire dal sotto, a un certo punto non ci ritroviamo mai, no? Ma tu sei d'accordo che sia una scintilla divina o no? Cosa? Sei d'accordo che sia una scintilla divina o no? No, ma abbiamo tutti la scintilla divina. Ecco, allora, incominciamo dal terzo piano, perché da sottoscala abbiamo le balle gonfie tutti quanti. Ascolta, è un suggerimento da uno che è matto davvero, insomma. Io ho un grandissimo rispetto per tutti i tipi di matti, specialmente quelli che hanno non una rotella di meno, ma qualche marcia in più. Lasciando perdere Gesù Cristo, che ce n'aveva parecchie di marcia in più. Ma lasciamo perdere questo, ognuno poi. Da quando parli di soggettività, capito? È un casino, perché è un casino, perché diventa più difficile. Diventa ma più io difficile, posso perché... No, scusa, come ti chiami, Francesco? Lui Claudio, Francesco. Che è come il primo, come si chiama? Claudio. Allora Claudio, adesso ti spiego una cosa. Credo, ci provo perlomeno. Vedi, nel momento stesso che uno riesce a inquadrare te, Francesco è già più facile da inquadrarsi, perché non lo so, ci avrà 42, 40, quanti anni hai, Francesco? 39. Vedi, ecco. E invece Claudio, non lo so, ma Claudio è avvelenato, cioè c'è il canino avvelenato. Cioè? Sento che fai fatica a trovare la libertà, perché stai difendendo quello che tu sei riuscito fino adesso. Scusa, da molto poco. Quanti anni ho? Ma guarda, da come sei incazzato potresti averne anche più di Francesco, ma non lo so, certo che, non lo so, quanti ce n'hai, una cinquantina pure tu? Non credo, dai, facciamo 33? Facciamo 44. Vedi, che erano quelle le età che avevo sentito agli inizi. Ma è anche vero, perché è l'età dove uno tira... Perché queste non sono solo trasmissioni, Lo so. Queste sono crogioli. Sai, con i crogioli bisogna metterci gli ingredienti, altrimenti... Allora, detta a me, almeno per oggi, così ti ascolto la prossima volta per la terza volta, ma ecco, esatto, almeno per oggi lascia perdere tutto, e parlami di sto corpo, chiamalo corpo astrale, chiamalo corpo come luminoso. Come puoi parlare di una cosa soggettiva e pensare che un'altra... Perché nel momento che ti abbiamo inquadrato, sappiamo... non mi hai inquadrato, capisci? Cosa? Non mi hai inquadrato. Ma anche perché non ti sei espresso. Esprimiti, dai. Parla del tuo corpo luminoso. Guarda, non è una provocazione. Da retta a me. Perché attraverso il corpo luminoso... Io ho la pratica del sognare. Viaggio per mondi. Ma quello è un po' tutti, insomma. E viaggio per città. Io sono pienamente d'accordo, ma sai, per viaggiare per sognare, un conto questo. Se sbatti contro una nuvola e un altro conto se sbatti contro un platano. Questo non dice niente alle persone. No, tu non ti preoccupare delle persone, non ti preoccupare. Guarda, sii sereno, ma stai calmo. Lo so che non ti è congeniale, ma provaci, no? Allora. Ma sedi un po'. Ma tu mi vuoi a rovinare. Non ti voglio rovinare, ti voglio inquadrare. È differente la faccenda, perché nel momento stesso che tu parli di te veramente, di te, a questo punto, anche perché tutto sommato dici anche delle cose vere, a parte incazzate, vuol dire che non hai raggiunto la verità, e giustamente lo dici, e nessuno ce l'ha, anche perché in un mondo relativo praticamente nessuno può avere la libertà assoluta. Però, dai retta a me, dai, so mi costi troppo adesso per telefono, parlami del tuo, e non è una provocazione, non ti sto prendendo in giro, parlami del tuo, oppure parlami quello di Francesco, se te lo permette, ma parlami del suo corpo luminoso, ok, ciao. Ciao.
Ciao. Sì. Pronto? Ciao. Pronto? Sì, parla pure. Ciao. Sì? Sì, ti sento? Ciao, sono ancora io. Sì? Senti, forse sono un po' paranoica. Dimmi. Ma fai attenzione alla magia nera. Per quanto riguarda invece il signore precedente, non questo, l'altro signore, sì? I discorsi che aveva fatto l'altro signore, tanto per cominciare, il pensiero implica un giudizio su persone, fatti, avvenuti. Come si fa a parlare in astratto? Cioè, oltre che illogico, è anche ipocrita. Difatti. Questo mi riferisco al signore di prima. Per quanto riguarda il signore di adesso, fate attenzione. Va bene? Ciao. Sì, grazie, ciao. Ciao. Grazie. No, ma in effetti il signore ha giocato un po' sulla provocazione del corpo luminoso, ma in effetti quando noi parliamo delle pratiche soggettive del singolo stregone, del suo modo di percepire il circostante, essi trasmettono, queste tendono ad essere assolutizzate, cioè se io dico che vedo il mondo fatto in un certo modo e che dal mondo ricevo certi input, sembra quasi che tutto il mondo si debba ricevere quegli input. Invece quegli input sono soltanto miei, e solo se io mantengo la relazione fra me e il mondo sul mio piano soggettivo posso ampliarla. Ma quando diventa oggettivo quello che faccio, o tendo a farlo diventare oggettivo, allora crolla tutto il palco. Perché la mia trasformazione è una trasformazione soggettiva, è un cammino personale, come è un cammino personale quello di Francesco. Esatto, sì, nel senso che parlare di cose che sono personali è abbastanza difficile, perché sono sempre vie personali, cioè nel senso che non si possono stare lì a insegnare tecniche, perché non vogliamo insegnare delle tecniche. Noi potremmo stare qui, ad esempio, io ho sotto mano ad esempio a dire il Vangelo delle streghe, potrei dire vabbè, facciamo questo rituale, ma non ha senso, nel senso che l'importante è di dare alle persone le capacità, le conoscenze per costruirsi una propria via, una propria ricerca, cioè nel senso, se io stessi, tanto per dire, io qui ho aperto Aradia, il famoso Vangelo delle streghe, dice: bollo quest'erba, ma non è l'erba che bollo, bollo la paura che possa tenere lontano chiunque venga a far del male e questo rito a spiare, possa lui essere colto dal terrore. Cioè, se io parlo di queste cose, ci sono delle persone che si terrorizzano perché è già un rito, allora di conseguenza dobbiamo partire da un livello comune, cioè nel senso, se noi dobbiamo parlare e conoscersi, dobbiamo partire da livelli di possibilità di discussione o di contatto. Di conseguenza partiamo dalla realtà, partiamo dalle cose che ci circondano, dalle cose che in comune conosciamo. Poi si può sempre dopo proseguire in qualcosa di diverso. Dai. Ciao. Pronto? Pronto? Ci sì. Senti? Devi parlare però al telefono perché sono distantissima. Allora, sì, sì. Al telefono, ok. Grazie. Pronto? Allora, eccomi qua, grazie, ti ringrazio. Senti, allora io ho seguito tutta la trasmissione, ho seguito anche quello che ha detto Franco, ho seguito tutto. E come ho detto l'altra volta, ci sono dei punti che sono anche veri, cioè ci sono delle cose che si possono anche, li conosciamo tutti quello che è stata la Chiesa nella storia, quello che ha fatto, quello che continua a fare, questa è una cosa che noi conosciamo tutti. Ho detto a Franco che la vostra filosofia è una filosofia priva di poesia, non ha poesia, è molto aggressiva verso gli altri ed è priva di poesia, e questa è una cosa negativa. Se tu cerchi la libertà, devi dare la libertà anche agli altri, di qualsiasi genere, non devi aggredire. Ecco, questo è il discorso che a me interessava molto. E poi vorrei farti... Intanto Celso mi pare che si chiamasse Paracelso. No. Non ti sento, sai. Pronto? No. Tu sei quello della polemica dei lemuri, vero? È la polemica dei lemuri e naturalmente cominciamo un'altra volta. Paracelso è Paracelso, Celso è Celso. Celso fece polemica contro i cristiani fra il 200 circa dopo Cristo e fu contestato da Origene. E Celso è un romano, un pagano romano che faceva polemica contro i cristiani. Paracelso invece è un medico attorno al 1500, mi sembra, che doveva andare a rogo e fu difeso da Erasmo da Rotterdam, poi è morto doppio con i suoi esperimenti. Pronto? Sì. Ciao. Perché hai messo giù? Non ho messo giù, hai messo giù tu, giuro. Ma dai, scusa, cioè, io ero presente, cioè... Guarda che davvero, Cosa? Non ho messo giù. No, cioè, non ci interessava. Ti giuro!
ci credo. Non mi credi? Paralcesso non è attivista. Avanti, dai. Forse Paralcesso sarà avviato. Non so a che punto sono arrivata, perché a un certo punto mi sono accorta che parlavo col muro. Sì, no, sei arrivata a Paracelso. Sei arrivata. Sono arrivata a Paracelso, ok, va bene. Beh. E come dicevo Franco, che la vostra filosofia, la filosofia che tu ci vuoi proporre, è una filosofia povera di poesia. Non c'è poesia. Sono d'accordo. Ecco. Ed è una filosofia un po' aggressiva, perché se tu sei per la libertà, per essere liberi, come è giusto che deve essere, devi lasciare la libertà anche agli altri. E questa è una cosa che mi pare un po' stretta nei tuoi panni, cioè quello che dico io va bene, quello che dici tu no. Ascoltami, non mettere giù per cortesia. No, non sto mettendo giù, sto ascoltando. Sono maleducata, sto soltanto cercando di confrontarmi. No, guarda che prima non c'è stata nessuna intenzione di censurarti. Immagini, però voglio sapere. Allora, questa filosofia, dicevo, è povera di poesia. Non ha proprio poesia, cioè non esiste la poesia all'interno. Ma perché non dobbiamo avere poesia, scusa? Tutto quello che fa parte dell'uomo... Non lo so come tu la chiami, i sentimenti, come tu chiami... È soggettivo, cioè è il tuo modo di vedere le cose. Io non ti ho mai detto di parlare di poesia, io parlo di filosofia. Cioè i miei concetti sono durissimi, io non ti ho mai detto che non fossero duri, scherzi? Sì, io sono d'accordo che sono dei concetti duri, ma anche nella filosofia c'è la ricerca del bello, c'è la ricerca della verità, c'è la ricerca No. Giovanna... Ci sono 5 tipi di filosofie al mondo che noi non conosciamo nemmeno. È vero che si va alla ricerca del bello. Però, quando ti hanno chiesto, parlami del tuo corpo astrale, della tua luminosità, di quello che hai dentro, comunicami una sensazione, dammi una sensazione... Cioè dammi qualche cosa che io posso dire, porca miseria mi è venuta la pelle d'oca. Ma non te lo posso dare, non te lo posso dare Giovanna. Perché non te lo posso dare? Perché come ti ho già spiegato, o come ho già detto, è andato giù la linea? No, sono qua. Come ho già detto, il nostro stato di essere, il nostro modo di essere, è un cammino che è stato intrapreso 20 anni fa. Se io ti dico come sono io adesso, io non sono la persona che ha cominciato 20 anni fa o 30 anni fa. Cioè sono una persona diversa. L'evoluzione, certo. Io non ti posso... Però non siamo uguali. No, da questo punto di vista, capisci? Cioè, ma ti dico che il mio cammino mi ha trasformato giorno per giorno. Per cui io non ho nessuna intenzione di fare quello che mi ha invitato a fare il Signore. Ma questo... Claudio, ti hai indurito. Sei diventata una persona dura. Tu non hai la più pallida idea cosa significa percepire le linee di tensione del mondo. No. Perché è facile commuoversi davanti a un bambino che sta male per televisione. Io vado a cercare le ragioni profonde delle cose, non mi fermo in superficie. Io voglio dirti alcune cose. Però io vorrei chiederti una cosa così per finire. Va bene, dai, chiedimi a cosa. Appunto sei con la pietra filosofale? Da domani ti rispondo per radio. Sì, rispondi. Va bene, ciao. Ciao. Vabbè, diamo la risposta alla pietra filosofale. La pietra filosofale è la costruzione dell'essere luminoso. Io ho detto prima alla Anna, e glielo ho detto come atto di megalomania, che noi siamo tutti convinti di aver raggiunto un livello tale di aver sviluppato il nostro corpo luminoso, cioè di aver costruito la nostra pietra filosofale. Pertanto a noi di morire adesso o di essere seguiti o di essere capiti non ce ne importa più di tanto. C'è un'altra telefonata, sì. Ma se resti in linea a chiamare un attimino, che voglio concludere un attimo, due sole parole. Dico questo, la mia filosofia è durissima, perché è la filosofia della vita. La filosofia della vita non ammette bellezza, ammette solo contraddizioni. Le contraddizioni sono la bellezza della vita. Non è il bello che siamo educati a considerare, ma è il bello della vita. Se la telefonata la facciamo. Pronto? Sì. Ciao Giampaolo, vai. Dimmi. Non verrò a metterti dei doveri, perché io eliminerei sia il verbo dovere che il condizionale. Perché io ho avuto bisogno dei libri solo perché non ho più quello che determinate persone, ad esempio quelli del Rio delle Amazzoni, hanno dentro e non hanno bisogno del libro. Adesso molti si metteranno a ridere, però... No, ha detto una cosa giusta. Sono padronissimi di farlo come voi altri, anche se non ho esattamente la vostra visione,
siete meravigliosi, perché per me esiste quello che uno sta facendo. Quando l'ha fatto, che si commuova o che si penta, non cambia niente assolutamente, perché un fenomeno chimico-fisico che avviene in questo momento è irreversibile, e sfido qualsiasi a dimostrarmi il contrario. Ti ho ascoltato ieri comunque. Beh, ho detto quelle misere cose che mi sento di dire dalla mia modesta cultura, che fa un po' ridere, perché credo molto di più alle cose fatte in maniera reale che non alle cose dette. Ma una persona che ride di una cultura è un deficiente, perché le streghe volavano sulle scope e non sapevano leggere né scrivere nel Medioevo. È fantastico, che sia o no vero, perché la verità è tutta da dimostrare. Cioè, noi altri parliamo per mezzo dei nostri 5 sensi. Se ne avessimo 10, la realtà probabilmente sarebbe diversa ai nostri occhi. Ma allora qual è la verità? E quindi quando il sogno muore, che ne è del sognatore? Bravo. E allora, quando delle religioni, e le prendo a mazzo tutte indistintamente, hanno la pretesa di definire un inizio cosmico, non fa solo ridere, ma è infantile questa cosa qui. E questa cosa non occorre aver letto libri di nessun genere, perché io ho una cultura molto molto bassa, vi ripeto, ho fatto l'istituto d'arte, non per denigrare questo, ma non ho che questa cultura molto modesta. E però cerco una certa logica, una certa intuizione, mi porta a comprendere che, indipendentemente da tutte le cose che noi altri stabiliamo, gli astri continuano a girare, e girano per tutti, per quelli che dicono le cose vere, cosiddette vere fra parentesi, e le cose meno vere. L'acqua la beviamo tutti ed è uguale per tutti. Ma allora chi può stabilire l'inizio di un qualcosa? Allora lasciatemi, e lasciate che ognuno abbia dentro di sé, e io mi guarderò bene da dire: devi fare così, continua, che sei meraviglioso, tu e anche Francesco. Grazie, grazie. Ciao, vi saluto. Ciao. Se fosse un altro telefono, no. Non c'è telefonato. E volevo aggiungere due cose. Prima cosa, sul discorso della poesia, per rispondere a un'ascoltatrice. Beh, gran parte del paganesimo, del politeismo, è sopravvissuto tramite la poesia. E logicamente, per comunicare, è più facile comunicare con le parole che con la poesia. La seconda cosa, l'aggressività. Anche l'aggressività ha una manifestazione divina e appartiene al divino e appartiene alla natura dell'uomo. Di conseguenza, uno può essere dolce o può essere aggressivo. Tutte e due le cose, per me, si bilanciano. Seconda cosa, io uso moltissimo il motto dell'imperatore Giuliano, che diceva: e noi combattiamo e viviamo nel vero, nel bello e nel giusto. Questo, diciamo, è lo scopo di noi pagani, di noi politeisti. Io avrei terminato, visto che mi sono telefonate, passiamo a Claudio la conclusione. Sì, allora, io volevo concludere un attimino, e volevo concludere intanto di tutto per rigettare la provocazione del punto 6 col corpo luminoso. Ecco, un'altra telefonata, vediamo un attimino, dai. Sì, dai, siamo... Tanto Mario è paziente. Pronto? Poi lo spaventiamo. Sì? Scusami, mi riferivo alla telefonata che avete ricevuto prima, non il signore, la signora. Dunque, questa signora... Sì? Siamo alle solite. Il cristiano, se non vede il miracolo di Giucca Scasella, non si esalta. E non può cercare negli altri quello che non c'è dentro di lei. Certo. Se è in cerca di emozioni forti, può vedere, può sintonizzarsi su Caramba. Grazie, vi ascolto. Grazie. Giusta conclusione. No, ma in effetti il problema è questo. Cioè, io non posso oggettivare la mia soggettività. Cioè, se io facessi un miracolo, sicuramente tutti quanti verrebbero a seguirmi. Ma siccome il miracolo è costruire me stesso in relazione col mondo, chi non riesce a capire questo, beh, mi dispiace, è a un ben basso livello. Però io devo costruire col mondo, io non posso fare fermati vento, risorgi Lazzaro e raccontare puttanate di sto genere. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Se io, la strega usava il rospo per guarire le malattie, specialmente le polmoniti,
La strega usava il rospo per guarire le polmoniti. Dopo si è scoperto che nella pelle del rospo esiste una sostanza che è una comunque più della pellicellina, non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, scusate se volete. Bene, che io non me la ricordo. Comunque potevano aiutarli a venire fuori dalla polmonite, ma aiutarli però, non fare il miracolo di venire fuori dalla polmonite, cioè potevano dilatare se stesso, arrivare nel circostante e riprendere dal circostante quello che gli serviva. Però non è una questione di miracoli, signori miei, il corpo luminoso è una questione che si costruisce giorno per giorno, è una questione di percezione soggettiva. È sottoscritto la mica intenzione di farsi passare per matto, sa, solo per raccontarvi le storie che qualcuno ne ha voglia. Io preferisco parlare di cose logiche e di filosofia e non farmi passare per scemo. Allora, ritornando alla prossima trasmissione, invece, la prossima trasmissione parleremo, ce l'abbiamo sempre con i cristiani, cosa volete fare? Abbiamo 1600 anni sulle spalle e dobbiamo sempre confrontarci con loro. Parleremo delle differenze concettuali sulla vita e la morte nel paganesimo e nella stregoneria. E naturalmente confronteremo con quella del cristianesimo. Naturalmente ognuno ha il suo concetto di vita e di morte che non è prettamente quello cristiano, perché quello cristiano è talmente aberrante che uno non ci vivrebbe neanche, come nasce si spara un colpo in testa, questo lo sappiamo perfettamente, per cui quando venite a dirci io sono cristiano ma io non credo in queste cose, bene, buon per te, hai trovato una valvola di salvezza, ma non che questa sia la verità. La verità è quella che il cristianesimo è fatto in quel modo. La libertà è quella che vi diciamo noi, in quanto pagani e in quanto apprendisti stregoni. Intanto vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio tutti quanti di averci seguito e a giovedì prossimo. E state tranquilli che questa trasmissione non verrà mai tagliata, almeno dalle assicurazioni di tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e grazie sempre a tutti.